Buon martedì, ben ritrovati per l'ultima volta, gli ultimi 60 minuti insieme con Pro Teramo perché la stagione del Teramo è di fatto conclusa, si concluderà ufficialmente domani con il rompetelerie, con l'ultimo allenamento prima dei saluti dopo la sconfitta di domenica contro il Palermo. Ovviamente adesso lo sguardo si proietta un po' sul bilancio di quello che è stato e poi nei prossimi giorni inevitabilmente sul futuro, su quello che sarà. Proveremo innanzitutto questa sera a fare un punto di quello che è stato domenica e poi faremo dei passi indietro. Lo faremo insieme a voi qualora lo vogliate al 392-623-7060 WhatsApp o SMS, potete seguirci anche sulla nostra diretta Facebook. Io saluto i miei compagni di viaggio. Stasera faccio veloce nelle presentazioni perché abbiamo tante cose da dirci, visto che è l'ultima, e poi ci salutiamo, sperando ovviamente di essere di nuovo con voi a partire dal prossimo campionato. Francesco, Ani e Andrea, ciao ragazzi. Ciao Ciao. Intanto vi do l'ultimissima: il Manchester City è campione in Inghilterra perché il Manchester United ha perso in casa con l'Leicester e dunque la squadra di Guardiola in attesa di giocarsi la Champions porta a casa il titolo di campione d'Inghilterra. Do di nuovo la buona serata, buon martedì ad Antonio La Rosa. Ciao Antonio. Buonasera a voi, buonasera Jacopo e tutti gli ospiti. Salve. Ovviamente con te partiamo per introdurre, per tornare insomma alla partita di domenica. La tratteremo in maniera ovviamente relativa in questa puntata perché chiaramente è una gara che ha avuto poco o pochissimo da dire, però ti chiedo, a distanza di poco più di 48 ore, che cosa ti rimane della gara che hai visto al Barbera, sia sul fronte Palermo e poi magari anche la sensazione che hai avuto sul Teramo, perché molti, noi compresi, ti dico la verità, ci aspettavamo probabilmente da parte dei biancorossi un'altra partita. Sì, in generale penso insomma che sia stata una partita che si è sviluppata comunque sul filo dell'equilibrio. È chiaro che l'importanza della posta in palio è un po' condizionato, no? Anche la performance di entrambe le squadre. Un Palermo che inizialmente è partito un po' guardingo, un po' contratto, poi si è sciolto ovviamente, è stato anche bravo ma anche fortunato a capitalizzare l'episodio che ha girato, tra virgolette, la partita, ovvero il calcio di rigore che è stato trasformato al nono del primo tempo da Floriano. I Rosa sono stati, dicevo, bravi ma anche fortunati a sfruttare l'inerzia favorevole determinata appunto da questo episodio e anche a creare, direi anche con lucidità, le condizioni poi per il successo finale. C'era un termine, un doppio ex di Palermo e Teramo, Bruno Tedino, mi ricordo che in conferenza usava spesso dire indice di pericolosità. Sì. Lo diceva spesso in Sì, conferenza, ecco. è vero, peraltro Sì. a quattro occhi anche al telefono abbiamo avuto modo di approfondire la questione indice di pericolosità. Sì, da questo punto di vista il Palermo è un po' deluso, nel senso che ha creato veramente poco, tre occasioni, insomma due gol, quindi da questo punto di vista avrebbe potuto fare meglio, però bisogna ovviamente anche contestualizzare il tutto, bisogna capire anche l'importanza della posta in palio, una gara secca, anche se ovviamente i Rosa avevano l'indiscutibile vantaggio di due risultati su tre a disposizione. Però appunto, nonostante questo, a mio avviso il Palermo ha esibito un volto diverso da quello a cui eravamo abituati in questa stagione, ovvero una squadra più matura, parlo in questo momento ovviamente sul fronte Palermo, una squadra un po' più matura, una squadra concentrata, sempre sul pezzo, una squadra che a differenza di altre volte non ha abbassato mai la soglia dell'attenzione, cosa che invece era avvenuta più di una volta, più di una circostanza in questa stagione. Dicevo, ricorderai la scorsa settimana che inaffidabilità e discontinuità, no? Erano stati i tratti distintivi di questa squadra, lo ribadisco, una squadra che non ha mai offerto ampie garanzie di affidabilità, una squadra capace di tutto, nel bene e anche nel male, e quindi insomma anche sul risultato di 2-0 un tifoso rosonero assolutamente non era nelle condizioni di stare tranquillo. La gara con il Teramo ha detto qualcosa di diverso, appunto. Oggi sono stati degli elementi di discontinuità rispetto alla regular season, ovvero che il Palermo comunque sa anche amministrare un doppio vantaggio, sa rimanere sul pezzo, nonostante appunto un basso indice di pericolosità, come direbbe Tedino, è comunque una squadra che ha anche lottato con intensità su ogni pallone. Anche nel momento in cui, soprattutto nella ripresa, il Teramo ha avanzato il proprio baricentro, proiettandosi in avanti alla ricerca di quell'episodio che avrebbe potuto riaprire il discorso qualificazione. Senti, il Teramo ti ha un po' deluso?
Direi di no, perché allora, nel primo tempo avrebbe potuto fare di più, però nel secondo tempo ho visto una squadra comunque che appunto, ha provato, una squadra che credeva, non so, con la possibilità magari di riaprire potenzialmente il discorso qualificazione. Per esempio, un giocatore come Costa Ferreira, un po' avulso dal gioco nella prima frazione di gioco, poi l'ho visto più nel vivo della manovra nella ripresa. Forse qualche individualità mi sarei aspettato un po' di più da Birligea, per esempio, che è stato insomma un po' in ombra, non ha inciso, non è riuscito un po' a scardinare i meccanismi difensivi dei Rosa. Però in generale, lo ha ribadito anche comunque il tecnico Filippi al termine della partita, il Palermo ha affrontato una squadra comunque competitiva, una squadra compatta, ben organizzata e che ha comunque un'identità. Ha acquisito delle certezze sulle quali ha fatto leva, sicuramente. Certamente è un Teramo diverso da quello del girone di andata. Ricordiamo, è stata una delle sorprese, delle note liete del girone di andata e poi ha fatto registrare un'involuzione nel girone di ritorno. Comunque i Rosa hanno certamente battuto una squadra competitiva e non era affatto scontato. Assolutamente. Peraltro, insomma, è particolare sentir parlare del Palermo come i rosa, perché noi siamo abituati, per noi che non siamo di Palermo, come il rosa nero, sentir parlare i rosa, effettivamente. Li chiamate proprio così, immagino. Cioè, No, i non, rosaneri, i rosanero, i rosa, più i che altro, i rosa è la breve. rosanero è un po' più frequente, esatto, come termine. Oh, Antonio, prima di salutarti, adesso il cammino per il Palermo, buon per voi, continua. Con un match che è complicato a dir poco, perché in casa della Juve Stabia, domenica, al Menti di Castellammare. Ecco, cosa ti aspetti dalla gara che ci sarà in Campania? Esatto, diciamo che la situazione psicologica è completamente diversa. Adesso è il Palermo che è costretto a vincere per passare il turno. Ti posso dire una cosa, Jacopo, che un po' filtra dalla società anche un po' di fastidio per questo slittamento di una settimana. Si doveva giocare mercoledì 12, si giocherà invece, l'orario ancora da definire, mercoledì 19. Il Palermo avrebbe certamente preferito giocare mercoledì per cavalcare l'onda, no? Alimentata dagli ultimi risultati e anche dal successo contro il Teramo, ma soprattutto per rimanere sul pezzo. È vero che comunque ci saranno dei giocatori che potranno recuperare, mi riferisco in particolare a Lucca che è stato preservato contro il Teramo, che potrebbe certamente migliorare la propria condizione di forma in vista del suo rientro a pieno regime. Probabilmente rientreranno altri giocatori indisponibili con il Teramo come Somma, Palazzi e forse anche Ogier, però i rosanero avrebbero comunque preferito giocare subito proprio per rimanere sul pezzo, per ecco, mantenere il ritmo partita e per continuare a sfruttare quell'inerzia appunto favorevole determinata dagli ultimi risultati. Certamente, appunto, gli uomini di Filippi dovranno affrontare una partita difficile contro una Juve Stabia, però che insomma non offre ampie garanzie di affidabilità. Ricordiamo che a 4 minuti dalla fine perdeva in casa la Casertana e poi ha pareggiato con un rigore. Mi risulta contestato. Ho letto anche le dichiarazioni di Castaldo, no, al termine del match. Comunque, un Palermo che ha la possibilità di vincere. Ricordiamo anche che nella regular season, insomma, gli uomini allora allenati da Boscaglia hanno vinto 2-1 sul campo della Juve Stabia. Antonio, io ti ringrazio per questa sera e per settimana scorsa perché sei stato veramente, ci hai spiegato molto bene la situazione in casa Palermo prima della partita. Noi ovviamente ci auguravamo che andasse a finire in altro modo e anche No, nel io post. In bocca al lupo, ovviamente, a Palermo. ringrazio voi, ringrazio te per l'invito, vi faccio un enorme in bocca al lupo in vista della prossima stagione. Grazie ancora. Grazie ad Antonio La Rosa, collaboratore del Corriere dello Sport di Palermo. E allora, Francesco, visto che te sei l'unico di cui non ho sentito il giudizio della partita di domenica, a questo punto sono curioso, ce la fai in 30 secondi, dai, che dopo ti faccio vedere Anche alcune me. cose. È una partita che è la degna conclusione di quello che abbiamo visto per una stagione intera. A fine campionato, voglio dire, a me il 4-2-3-1 non ha mai convinto. Conosco altri allenatori da anni in Italia che giocano con questo 4-2-3-1 che poi a volte ecco, diventa 4-4-2, che dir si voglia, non mi ha mai convinto, a meno che non hai poi dei giocatori di livello nettamente superiore. Se gli esterni dei tre sono due schegge, è un pochettino diverso dalle cosiddette schegge che aveva il Teramo. È stata la partita, una delle, ne abbiamo viste tante quest'anno, tanta buona volontà, impegno, momenti di singhiozzo negativo e positivo, e poi difficoltà nel fare gol. Non vedo cosa abbia aggiunto di nuovo nel bene
e nel male, o in positivo e in negativo. In negativo che siamo usciti, però era facilmente prevedibile. Oh, hai parlato della stagione, e allora ti faccio un regalo. Speriamo che sia gradito un po' a tutti. Ci rivediamo in 4 minuti e mezzo, tutta la stagione del Teramo, playoff compresi. We'll be right back.
insomma, abbiamo rivissuto un anno insieme, quello che abbiamo cercato in qualche modo di raccontarvi, speriamo nel miglior modo possibile. Vi faccio vedere, abbiamo visto i gol di questa stagione, quelli presi, quelli subiti, insomma sono stati tanti e insomma abbiamo provato a metterli insieme. Vi faccio vedere, e parto da Andrea e poi vado da Dania, l'andamento allora di questa stagione. Perché io, Andrea, insomma, ho provato a sintetizzare quelle che sono state le fasi di un'annata, per certi versi a volte anche contraddittoria, con un avvio super, poi c'è il primo stop contro il Catanzaro 1-0, che però non interrompe una striscia che porta al punto più alto, al recupero con il Foggia di mercoledì, dopo la vittoria contro il Catania. Quello è il momento in cui il Teramo era nella forma più smagliante. Poi inizia una lenta, inizia una leggera flessione che porta all'ultima del 2020 contro il Bisceglie, l'inizio del girone di ritorno, il pareggio proprio di Palermo, poi le 5 gare senza i 3 punti, la sconfitta sanguinosa in casa con il Potenza ad esempio, il punto più basso, poi continuando è forse con ogni probabilità la sconfitta di Cava dei Tirreni e poi la volata finale per arrivare ai 52 punti all'ottava posizione. Ho riassunto bene, ho centrato i punti salienti o me ne manca qualcuno? Guarda, eccomi qua. Beh, i punti salienti sono questi. Li abbiamo vissuti nel corso della stagione e sono sintetizzati in questa grafica. Purtroppo non ci resta che ripeterci, perché se si fosse fatto un lavoro migliore dal punto di vista della gestione di determinate dinamiche, se si fosse intervenuti un po' meglio a livello di mercato di gennaio, probabilmente si sarebbero create le condizioni e anche gli stimoli per vedere una squadra ancora più competitiva anche nel girone di ritorno. Invece così non è stato, e devo dire che la partita di Palermo è stato, lo si diceva, un po' una logica conclusione di quello che abbiamo visto, ma anche lo specchio fedele abbondante seconda parte di stagione. La seconda parte è qualcosa di più, perché anche la partita di Palermo, io pensavo che il Teramo, benché il Palermo fosse favorito dal doppio risultato, dal fatto di giocare in casa, potesse fare qualcosa di più, se la potesse giocare. Pensavo che la squadra avesse anche più stimoli, e invece pronti via, va sotto e poi non riesce a reagire, prende il secondo gol prima dell'intervallo e la partita sostanzialmente finisce lì, perché poi il Palermo gioca di pura gestione, il Teramo non riesce a riaprirla. Io, che il Teramo potesse uscire, ci stava, che potesse uscire in questo modo un po' meno, perché mi aspettavo una reazione d'orgoglio. In realtà questa reazione non c'è stata, anche gli ex, no, mi aspettavo ci mettessero più voglia, invece forse hanno canalizzato anche male le energie, un po' nervosi, Santoro e Birligea. L'unico che ha provato a fare qualcosa è stato Bombagi, però al di là del fatto che io mi aspettassi questa prova d'orgoglio in più, purtroppo però la partita ha confermato il trend discendente della squadra nella seconda parte della stagione, così come ha confermato i limiti offensivi e la scarsa propensione a fare il risultato pieno in trasferta. Purtroppo la partita è stata una logica conseguenza del finale, anzi no, della seconda parte della stagione abbondante, come ho detto, e non ha riservato quella prova d'orgoglio che sotto sotto un po' mi aspettavo e avevo anche detto che insomma avrei potuto vedere. Purtroppo non è stato così, ha prevalso la logica, ha prevalso quel calo del Teramo, e noi ci chiedevamo, ma arrivare a questo punto in questo modo a cosa serve? Purtroppo poi, ripeto, il corso degli eventi si è sviluppato come era logico attendersi. Eh sì, intanto sono arrivati dei messaggi, li avete visti, ringraziamo per chi ci dice, insomma, riconosce magari un po' di pacatezza, di obiettività, non perché, però ringraziamo per i complimenti, chi ce li fa assolutamente, e anche chi ci dice di spostare
il logo che vedete qui dalla parte opposta, non so perché, magari forse per la grafica della Lega Pro, non lo so, però magari però è un'indicazione. Peraltro l'anno prossimo torneremo con una grafica totalmente rinnovata, a cui già stiamo lavorando, ci sta lavorando il nostro Karim Finotti, che saluto e che ringrazio a distanza, è già in cantiere. E poi mi dico di non poter giudicare le due stagioni, perché l'anno scorso il campionato è finito a 8 giornate dalla fine e i playoff il Teramo non li avrebbe fatti. Innanzitutto è tutto da vedere se non li avrebbe fatti, non lo sappiamo. Quello che c'è di certo è che l'anno scorso il Teramo è arrivato ottavo e quest'anno anche. Ania, ti faccio vedere invece a te un'altra schermata, perché te adesso ti eri preparata la risposta su questa e io te ne mando un'altra. I numeri di Massimo Paci a Teramo, perché tra un po' parleremo anche del futuro. E quindi Massimo Paci fa parte integrante, o non lo sappiamo, di quello che potrebbe essere il futuro del Teramo. Tra i pareggi, tra le sconfitte abbiamo messa anche quella di Palermo nei playoff, quindi sono 13 vittorie, 13 pareggi, 10 sconfitte in campionato, 11 con la gara di Palermo, 37 gol fatti, 35 subiti. Diciamo che siamo più o meno in equilibrio sia dal punto di vista del segno in schedina che dei gol fatti e dei gol subiti, e siamo in equilibrio anche nel borsino di permanenza. Tu che sensazione hai? Cioè, Paci rimarrà oppure no? Poi lo facciamo sentire quello che ha detto domenica, però la tua sensazione? La mia sensazione è che il borsino di permanenza penda un po' più verso il no, però è una mia sensazione, più che altro perché allo stato attuale delle cose manca ancora, credo, almeno da quello che insomma non filtra un confronto vero e proprio su quello che sarà la prossima annata, quindi sia quali siano le volontà della società, sia quale programmazione magari insomma si aspetta Paci, che proprio al termine della gara contro il Palermo insomma ha espresso una volontà, più che altro un desiderio abbastanza chiaro, ovvero quello di proseguire con questo progetto tecnico e cercare di confermare quanti più giocatori possibili, immagino, di quell'11 titolare base che lui... Ah, siamo bene. Chiedo scusa, non mi ricordavo che ero in trasmissione. Sì, immagino che si riferisse soprattutto a quell'11 titolare base, ecco, per tornare a quello che stavo dicendo, che lui ha più impiegato rispetto ai giocatori, che ha più impiegato rispetto ad altri, ovviamente, perché poi ne sono diversi di giocatori in scadenza di contratto. Li vediamo la situazione contrattuale, Maurizio? Ringrazio Maurizio Da Guina, regia, anche Samuele Mucci in redazione. Vediamo la schermata, così ti aiutiamo magari nel concetto che vuoi esplicare. Eccolo qua. Ne sono 15 in totale, quelli a scadenza 2021, più consideriamo anche i tre giocatori che sono in prestito, ovvero Gerbi, Lombardi e Di Francesco, che torneranno, insomma, salvo sorprese, salvo rinnovi del prestito alle società di appartenenza. E quindi di lavoro da fare ce n'è, ma in primis a cascata, partendo dal direttore sportivo, rimane o non rimane? Allenatore, rimane o non rimane? E poi di conseguenza, ovviamente, per una programmazione societaria si parlerà anche con quei giocatori che la società appunto ha intenzione di mantenere o meno, fermo restando che questi giocatori a scadenza 2021 non abbiano già preso accordi con altre squadre, com'è nelle loro facoltà da febbraio in poi, da gennaio in poi, insomma dall'ultima finestra di mercato, che poi anche in questo caso nell'ultima finestra le cose sono un po' cambiate, quindi già da gennaio insomma potevano trovare accordi i giocatori in scadenza con altri club per la prossima stagione, quindi ce n'è tanta di carne al fuoco. Ecco perché dico che attualmente secondo me è più un no il borsino di permanenza di Paci, salvo poi appunto confronti futuri. In generale credo che comunque sia stata per un allenatore esordiente una buona annata dal punto di vista dei risultati.
credo che, come ha ammesso anche lui quando è stato ospite qui a Proteramo, qualcosa dal punto di vista della gestione gli sia un po' mancata, probabilmente magari nel cercare sì. di non so, inserire maggiormente determinati giovani piuttosto che altri, magari giocatori più esperti, a volte da far riposare un po' di più, insomma, poi con il senno di poi è sempre facile e non avremo mai la riprova se le cose fossero andate meglio o meno, però qualcosa dal punto di vista della gestione è un po' mancato e forse è un po' una sorpresa per chi come lui, insomma, ha calcato anche i campi della Serie A ed è stato un ex difensore, quindi di categoria importante. È una dimostrazione che fare il calciatore è una cosa, fare l'allenatore, che deve appunto gestire tanti giocatori e tante teste, è una cosa ben diversa. Quindi magari, come tra l'altro anche lui ha ammesso, servirà esperienza in questo campo specifico del mestiere dell'allenatore. Ascoltiamo che cosa ha detto Paci dopo la partita di Palermo, perché poi voglio, Francesco, da te un giudizio su queste che sono parole importanti anche in vista del futuro. Sarebbe un peccato non confermare certi giocatori, perché ripartire da zero l'anno prossimo secondo me sarebbe l'errore più grande che si può fare, perché questa è una squadra che ha una buona statura, che ha un buon zoccolo duro formato da uomini, e a questa squadra basta lavorare bene e aggiungere qualche elemento importante, che è una squadra che può competere. Questa è la mia idea. Ha anche grande valore umano nello staff tecnico, in tutte le persone che mi hanno dato una mano quest'anno, ci sono persone di grandissimo valore, magazzinieri, addetto stampa, team manager, fisioterapisti, insomma è un progetto che secondo me va mantenuto e va rinforzato, perché sarebbe un peccato per quello che abbiamo costruito quest'anno sciupare tutto, perché è questo il primo passo. La società sa quello che penso, ma tutti lo sanno, anche perché sono onesto in quello che dico. Credo in questi giocatori e credo che a questa squadra basti poco per migliorarla radicalmente, perché quest'anno, nell'esperienza che abbiamo avuto, abbiamo visto che abbiamo sofferto in determinate situazioni, anche per quanto riguarda la rosa, tutta la rosa che abbiamo sofferto, e quindi le idee ci sarebbero, è la mia considerazione, ma la società lo sa che io credo tantissimo in questi ragazzi. Oh, Francesco, intanto un saluto speciale a tutti, grazie Lanfranco che prima ci chiedeva se con la retrocessione di Pescara e Cosenza il Teramo può cambiare girone, l'affrontiamo dopo, quindi Lanfranco me la son segnata la considerazione. Però Francesco, io volevo una sensazione da te, perché io devo essere sincero, domenica quando ho sentito questa parte di conferenza stampa di Paci ho detto, a me sembra un allenatore che vuole rimanere, lo sta praticamente dicendo, anzi sta lanciando anche un segnale per il futuro, cioè non ripartiamo da quello che è un blocco che comunque quest'anno si è formato per migliorarlo. Tu sei d'accordo? Hai anche tu questa sensazione? Ripartiamo, ha detto, da questo blocco. Sì. Cioè, non vale... Non smantelliamolo, allora, intanto, ecco. Sì, il discorso di Paci è un discorso corretto, proiettato al futuro, di uno che ha voglia di restare per dare seguito al lavoro. D'altronde il calcio ce lo insegna, è difficile costruire una squadra che possa provare a fare molto bene, per molto bene vedo tutto, quindi non solo che parlare poi di promozione, soprattutto in questo periodo è completamente fuori luogo, di una squadra che possa fare molto bene, decisamente molto molto meglio di quest'anno, di colpo con una volta sola non è facile, quindi forse completare la crescita di questa squadra sarebbe anche giusto. Io mi auguro, l'ho ripetuto più volte nel corso della stagione, quindi come ne sono convinto, mi auguro che Paci resti, però tutti i discorsi sono legati a cosa ha in mente il presidente, e quindi non bisogna far altro che aspettare. Certo, è una squadra che va comunque, anche se, come dice Paci,
forse c'è un bel gruppo da poter confermare, però va migliorata di molto, perché per esempio stavo rivedendo tutti i gol, insomma noi abbiamo avuto quest'anno una difesa, sia noi, una difesa solida, ma solida sotto tutti gli aspetti, sulla quale fare affidamento. La si vede quando le cose non vanno bene, ossia nel periodo in cui il Teramo ha avuto un lungo momento di oscurantismo, soprattutto in fase realizzativa, e lì la difesa mi deve portare punti. E con tutto il rispetto per gli argentini, gli Akite, che dopo l'esploit iniziale ha pagato giustamente il salto di categoria, Soprano, che nei due anni precedenti, prima di venire a Teramo, aveva fatto oltre 60 partite, non ha avuto nemmeno mai un raffreddore, viene qua, l'anno scorso si fa male, gioca a metà campionato, quest'anno si fa male, si rifà male, Lasic, che è stato sfortunato, quindi quel grande infortunio, e tutto il resto, non li voglio nominare tutti, ossia questa è una squadra che va migliorata, ma di molto, secondo me, in tutti i reparti, se vuoi disputare un campionato però, vero. Però, sì, io ho capito cosa vuoi dire e si compenetra con quello che dice Paci, cioè se questa squadra non viene smantellata, migliorarla in tutti i reparti ci vuole poco. Ma io non ce lo vedo che questa verrà smantellata, perché non credo, perché per come si è comportato quest'anno il presidente da un punto di vista gestionale ed economico, non credo che confermerà quei giocatori che hanno cartellini elevati. Per almeno è conseguenziale quello che dico io, non è un mio pensiero. Una società che quest'anno ha cercato, ha torto a ragione, giustamente, io non entro nel merito, di risparmiare rispetto allo scorso anno, con l'aggiunta delle nefandezze, lo dirò fino a quando non morirò, spero non tanto presto, tutte le schifezze sul piano economico fatte da questa società lo scorso anno, pagate quest'anno. E quindi se quest'anno la società ha inteso risparmiare, complici anche le promesse non mantenute da chi aveva promesso qualcosa al presidente, come pensiamo che possono essere confermati giocatori? Mungo, Costa Ferreira, Bombaggi, vabbè, Mungo è stata una grande delusione, ma Costa Ferreira e Bombaggi hanno disputato una buona stagione, ma hanno un costo che forse, per come la pensa la società, è elevato. Per concludere il discorso sulla costruzione di una squadra, è vero che non c'è una ricetta esatta, ma per esempio il Perugia, che la Ternano lo abbiamo visto, l'anno scorso è andato un po' meglio dell'anno prima, quest'anno ha ritoccato lì dove andava ritoccato, ma con giocatori che fanno la differenza, e ha fatto il campionato che ha fatto. Il Perugia veniva, e concludo, da una retrocessione in Serie B, intanto ha rivoluzionato tutto, allenatore, direttore sportivo e tutto il resto, ma lì veniva da una retrocessione, qui vieni da un campionato più che dignitoso, ma e poi ha inserito determinati giocatori, e se la Ternana ha stravinto il campionato con i goleador, il Perugia, e concludo, ha vinto con 4 giocatori che hanno fatto 37 gol, 11 gol Murano, 9 Minesso, 9 Melchiori, 8 Bianchimano, 4 miglior centrocampista realizzatore Kovan, e 17 calciatori in gol almeno una volta. Ha creato un complesso, e come sempre le stagioni si ricidono alla fine. Nelle ultime 8 giornate il Perugia, su 24 punti in palio, ne ha presi 22. Non è una ricetta esatta, attenzione, né quella del Perugia né la Ternana, però parliamo di realtà della nostra categoria. Assolutamente. E noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati in seconda parte di Pro Teramo. Dal punto di vista della giornata di Serie A, una buona e una cattiva notizia per me al Fantacalcio, perché mi ha segnato Zielinski, e però mi ha controsegnato Fabian Ruiz. Però il mio avversario è anche Meret, che ha preso gol di Okaka. Napoli-Udinese 2-1, è finito il primo tempo. So che ma che ce ne frega a noi? Esatto, io l'ho detto per sentirmi dire questa cosa qua. Io l'ho detto solo e io, siccome lo sapevo, te l'ho detto per farti contento. Esatto. Per farci sorridere. Leggiamo qualche messaggio. Leggiamo qualche messaggio che sì.
Buonasera, io personalmente penso che Pace ha fatto un grande lavoro e complimenti, ma sinceramente non è fatto per una piazza come quella di Teramo, serve un allenatore alla Zeman. Però la prima cosa da chiarire è capire cosa vuole fare la società. Poi Francesco, c'era una domanda per te e c'era anche il discorso Pescara-Cosenza di prima. Secondo te, Ania, perché non è adatto ad una piazza come Teramo, secondo il telespettatore? Ma alla fine di contatto con la piazza devo dire che ne ha avuto ben poco quest'anno, quindi sì. non so come non possa essere adatto. Quindi la vera prova con uno stadio che magari dà anche suggerimenti come si fa ovunque, perché i tifosi comunque poi dagli spalti danno anche suggerimenti e spesso non con buone parole, non l'ho avuto Paci, quindi non so come, perché non possa essere adatto. Credo che il confronto proprio con forse i tifosi, probabilmente, con la piazza, con lo stadio, forse probabilmente perché negli occhi rimane un po' il finale, l'ultima partita e questo un po' questa difficoltà nel cambiare le partite in corsa, credo. Ma questo credo che possa essere una riflessione allora generale, fa parte magari di quel processo di crescita, per tornare a parole che spesso Pace ha utilizzato in questa stagione, che anche lui deve compiere, insomma, perché credo che sia una riflessione più che pertinente. Molto spesso lo si è visto che magari nelle letture della partita magari si poteva pensare che facesse altro, magari non lo ha fatto e non avremo mai la riprova che sarebbe stata la cosa giusta, però poi alla fine è rimasto sempre abbastanza statico, anche contro il Palermo. Stai perdendo 2-0, io dal di fuori magari avrei immaginato, vabbè, adesso nella ripresa metterà dentro quanti più attaccanti possibili per cercare perlomeno di riaprire la partita, tanto stai già perdendo 2-0, se prendi un gol in più, due gol in più, cambia poco. Così non è stato, però poi sono riflessioni che lasciano il tempo che trovano. In generale credo che effettivamente sì, magari nelle letture a gara in corso qualcosa un po' di gli manchi, proprio nel senso di esperienza, ma insomma avrà una carriera lunga davanti. Eh sì, prima ci dicevo una squadra altamente al di sotto delle aspettative. Io non so se altamente, probabilmente no. Al di sotto delle aspettative, secondo me sì. Il cammino del Teramo in campionato appena concluso, a mio parere, può essere considerato positivo. Il mister ha dimostrato di avere buone qualità per diventare un ottimo allenatore. Verrei di buon occhio un ritorno come direttore sportivo di Giuseppe. Buonasera Luigi. Ciao Luigi. Poi non sappiamo se chi sarà confermato. Insomma, però Francesco, prima ti avevano fatto una domanda. Un nostro telespettatore da casa volevano sapere, ha chiarito che è ancora molto presto e che ancora non si sa se capiteranno nello stesso girone, ma chi vedi meglio tra Pescara e Teramo l'anno prossimo? Beh, per le potenzialità di come ha lavorato per 11 anni Sebastiano, al di là di tutti gli errori, soprattutto negli ultimi 2 anni, meglio il Pescara. Se poi cambia registro il presidente Iachini, saremo a vedere. Per ciò che concerne il girone, è presto, perché intanto per il girone C quest'anno ne salgono 4, perché Campobasso dovrebbe vincere, ci dispiace per il Notaresco, nel girone F, e poi ci sono i gironi G, H e I, che sono tutte squadre del sud, quindi già ce ne sono 4, più 5 il Cosenza, più 6 il Pescara e più 7 il Teramo. Non credo che Pescara e Teramo andranno nel girone B, soprattutto tutte e due, può darsi che restano giù. Se poi, come ha paventato qualcuno, ma in questo periodo, e concludo, di, come possiamo dire, di frasi e pensieri scellerati, ne sono ogni anno, ne escono tanti, di fare una specie di sorteggio pilotato per equilibrare i 3 gironi. E appunto, quando me ne hanno parlato, lo dice la Lega Alessandro, Pro. Lo dice la Lega Pro, non è una... E ho capito, appunto, ma io infatti spero di riuscire prima o poi, a parlare tanti anni fa, dovetti discutere con Giulivi, com'è che si chiama il presidente della Serie D di tanti anni fa, facendo finta di non ricordare il cognome anche in termine
un po' di, come vogliamo dire, dispregiativo. Purtroppo la storia mi ha dato ragione anche là, il futuro dopo. Allo stesso coso, quello che dice Di Lelli, dico, se ha problemi di Covid o ha avuto un'influenza un po' più forte, che gli ha un po' offuscato il cervello, perché quindi per equilibrare i gironi, l'Alessandria, per esempio, se non dovesse vincere i playoff, gli capitano poi 8 trasferte al Sud. Chi paga? Come dici che bisogna sbagliare? Chi paga? Infatti, ci vuole tanto a fare una riforma. È una riforma. La riforma, siamo onesti, è una sola, chiamatela come volete: B2, C-Elite, C1, C84. Dici di questi in questo periodo. C-84 è un esempio. CO2. CO2, bravo, CO2. CO2. Va bene tutto, ma in questo, magari anche prima, perché si devono muovere. Le prime, la prima sale, dalla seconda alla settima, le 6 squadre, 6 per 3, 18, un solo girone di Serie C. Il resto tornano tutti dilettanti, se vuoi risolvere veramente il problema. Se no a chiacchiere ci possiamo fare l'alba, sono tutti bravi. Sì. Non ci vuole una grande mente. Allora, abbiamo preso un allenatore esperto, non è andato bene, ha preso un esordiente, non va bene, proviamo con, non la Ganà, con Oronzo Ganà, con il suo 5-5-5. Beh, insomma, Senti, scusate se mi intrometto di nuovo. Allora, io ero convinto che Vannini era bravo, ne sono convinto tuttora, al di là di un po' di situazioni non ottimali nelle ultime stagioni. Chiedo scusa, io ho grandissima considerazione dell'allenatore in generale, però un allenatore, se non ha determinati giocatori adatti, non voglio scomodare il Liverpool che quest'anno non andrà nemmeno in Champions tra le prime 4 in Inghilterra, perché lo stesso allenatore non ha la squadra dell'anno scorso, gliene manca mezza, eccolo la che sta facendo. Ma non andiamo tanto in alto. Vivarini, che ha vinto un campionato sul campo, bravo, ripeto, e però l'anno dopo è andato in confusione pure lui. O ci vogliamo ricordare tutti i nomi dei giocatori, bravi o non bravi, che il Teramo aveva quell'anno? Allora, Paci, Tedino, non è quello. Il problema è come costruisci la squadra, okay, come lavori e le idee chiare. Perché se uno si compra la macchina e non è capace di andare a 200 all'ora, non è necessario che si compri la macchina da 80.000 euro solo perché è più comoda, se poi devi andare a 130 sull'autostrada col freno a mano tirato. Penso di aver fatto così. Quindi se l'allenatore è capace di guidare una certa squadra e costruire insieme al direttore sportivo una squadra in modo organico, è un conto, altrimenti non è questione di allenatore, perché poi in campo vanno sempre i giocatori. Francesco, fare una squadra non è come compilare un album di figurine. Che prende le figurine? Però credo di avere, dopo 50 anni, scusami, Ania, dopo 50 anni, da 70 ad oggi, e aver avuto rapporti con tanti allenatori, aver seguito il Teramo, aver seguito negli ultimi quasi 30 anni, 28, il Pescara, aver parlato con tanti allenatori, credo che un pochettino, poco poco, 5 meno meno, di capirci un pochettino, se mi permetti. Io dico che sto abbondando il dissenso. Adesso non entriamo nella polemica, non serve a niente. No, non sto polemizzando, sto dicendo, Ania, che lo so, non è comprare le figurine. Noi vogliamo sapere come verrà fatto. Infatti stavo dando ragione a te. Dove andare a migliorare questa squadra? Allora, Andrea, non è valido. Ma com'è, come a migliorare? Vuoi prendere un terzino destro bravo in fase difensiva a spingere? Modi a chi te, chiunque sia. Vuoi prendere, se ti vuoi tenere, Trasciani, che ha dimostrato che ogni volta la tecnologia, Andrea, ti ha dato una mano, ti ha spianato la strada, perché Francesco l'abbiamo perduto per il momento. Speriamo. Se accade come le prossime volte, lui dovrà spegnere il telefono, riaccendere e ricollegarsi. Grazie per la compagnia del martedì sera, grazie a te, competenza e pacatezza di Francesco. A parte scherzo, al prossimo anno, Luca. Ciao Luca. Andrea, non è valida la risposta attacco perché è troppo semplice. Che ha giocato sempre meglio, ma fiammi vuoi mettere un giocatore esperto, giocatore che uomo è, che vita fa dare? Se mi tieni, si può tenere onestamente, scusate, Costa Ferrera sacrificato lì sulla fascia. Vabbè, basta. Ti devo dare una notizia, Francesco. Prego, hai iniziato il ragionamento, avevi cominciato ad alterarti, a un certo punto abbiamo perso la linea.
Sei riapparso alterato come quando ti avevamo lasciato. È stato un momento di televisione stratosferico. Bellissimo. Comunque, va bene. Vediamo i contratti in scadenza, Andrea. Sentite, siccome poi veramente non disturbo più, evidentemente il segnale, non lo so, qui insomma non è che arriva bene. Io sto parlando da 5 minuti e c'ho il fermo immagine a tutto schermo di Ania. È uno spettacolo che sorride e quindi, capite, mi aiuta perché dica, vedi, sorride, vuol dire che è convinto. Però ti altri di più, quindi non ti aiuta tanto. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Oh, Andrea, ti faccio vedere i contratti di scadenza. Intanto, giustamente ci segnalano da casa, io chiedo venia di fare le condoglianze alla famiglia di Elio Davi, attaccante di origini palermitane che ha vestito la maglia del Teramo dal 71 al 74, è venuto a mancare, e dunque anche da parte nostra le condoglianze. Ah, ho dimenticato, Elio Davi. Alla famiglia. Bravissima, bravissimo ragazzo, 1971, 72, 70, 71, è un po' una vita fa. Eh sì. Peccato, 73 anni. No. Certamente. Ti faccio vedere, Andrea, i contratti in scadenza. Combinati ai reparti che andrebbero secondo te migliorati, di chi lasceresti andare via senza grossi patemi di quelli che sono in scadenza per andare poi a prendere qualcuno in qualche altra parte del campo? Ah, di quelli in scadenza ti direi che lascerei partire senza grosse remore Lasic, Kerematang, Pinzauti, visti i problemi di quest'anno anche di Matteo, questi li lascerei andare senza problemi. Potrei far partire anche un giocatore che è stato per molti momenti importante come Ilari, insomma questi li potrei sacrificare, cioè potrei anche lasciarli andare senza tentare di rinnovare. È chiaro che quando parliamo di Lewandowski, quando parliamo di Bombaggi, quando parliamo di Costa Ferreira, parliamo di giocatori importanti, giocatori che hanno fatto parte della spina dorsale e potrebbero essere una spina dorsale anche per il futuro nella prosecuzione di questo progetto tecnico che andrebbe implementato. Ecco, un giocatore che ancora sotto contratto che io farei partire, perché dopo due stagioni fatte così io non so francamente a cosa possa servire, con tutto il rispetto, è Mungo. Non sarà facile piazzarlo, però soprattutto se poi dovessi puntare ancora su Bombaggi e su un centrocampo con Arrigoni e Santoro, e avere Mungo che tra i mediani non può giocare, che da trequartista magari c'è Bombaggi, ci sarebbe anche Costa Ferreira, Mungo a cosa mi potrebbe servire? Se poi Mungo non riesco a cederlo e di questi giocatori che ho citato, Bombaggi, Costa Ferreira, non dovesse rimanere nessuno, potrei anche fare un progetto dove Mungo è finalmente più centrale, perché Mungo, tra le altre cose, a mio avviso ha pagato, oltre che una condizione a volte precaria, anche il fatto di essere diventato una riserva e di non aver avuto la forza di diventare quel titolare che ci si aspettava potesse essere e che era designato già dalla scorsa stagione. Però Mungo, anche con lo stipendio che prende, non è possibile che rifaccia un'altra stagione in panchina, quindi un giocatore come lui o diventa centrale e nel nuovo Teramo diventa un giocatore fulcro, altrimenti bisogna fare di tutto per cederlo, perché non avrebbe senso che rimanga in questa lista. Poi vedo che ancora sotto contratto sarà Minelli, ma Minelli 2 anni di nulla, cioè anche lì cercherei di capire, questo ragazzo ha il fisico per fare la Lega Pro, cioè, oppure ancora una volta vivrà una stagione da infortunato e dunque emarginato per questi motivi. Quindi insomma sono delle valutazioni che andranno fatte. Però io temo, come ha detto Francesco, che se il presidente vorrà ridimensionare, sarà molto difficile tenere quella spina dorsale di cui ho parlato. Quindi vari Lewandowski, Tentardini, Bombaggi, Costa Ferreira sono a forte rischio, perché sono giocatori che hanno fatto bene e avranno mercato per il prossimo anno.
Assolutamente sì. Ania, ci chiedono, i dirigenti rimarranno di Francesco, patrimonio dell'UNESCO. Immaginiamo il nostro Francesco, oltre che Davide, che però insomma è in prestito. Ci chiedono se invece i dirigenti saranno confermati. I dirigenti intesi come... Immagino i due direttori. Beh, Sandro Federico ha un contratto in scadenza, quindi è da capire insomma quale sarà il suo destino. Ne abbiamo parlato anche prima. Credo che sia strettamente connesso a quello di Massimo Paci, se non altro per il rapporto insomma che si è creato tra i due in questa annata, perché Sandro Federico ha scelto insomma Massimo Paci nell'estate scorsa. Tra i due si è instaurato un bel rapporto lavorativo e non insomma quello che ci risulta. Credo che siano connessi, strettamente connessi anche per il prossimo futuro. Per quanto concerne il direttore generale Andrea Iaconi, non ne abbiamo più sentito parlare, nel senso che non sappiamo che è allo stadio, che spesso è andato allo stadio in stagione. Poi però quando insomma abbiamo chiesto anche alla società insomma di avere modo di intervistarlo, non abbiamo avuto riscontro, perché insomma non c'è stata la possibilità. Lo abbiamo ascoltato magari più volte parlando di altri argomenti, come magari del Pescara, oppure intervistato da altre emittenti extraregionali. Mi ricordo insomma un'intervista anche mi sembra a Radio Punto Nuovo di Avellino in stagione, proprio tra l'altro anche per parlare di Mungo e dell'interesse dell'Avellino. Quindi Iaconi comunque, se non ricordo male, è ancora un altro anno, quindi non è a scadenza, esatto. Quindi lui insomma dovrebbe essere un altro punto fermo per la prossima stagione. E poi, sempre per tornare al discorso a cascata, si decideranno poi insomma tutti gli altri ruoli e tutte le altre figure. Credo che insomma poi a rigor di logica si procederà così. Oh, ragazzi, siamo quasi in chiusura, allora aspetto che si connetta Francesco, così le vede e così ha la possibilità di arrabbiarsi. Eccolo, lo vedo, quindi tra un po' lo faccio arrabbiare, forse. Abbiamo fatto le pagelle di squadra, ma proprio le pagelle di fine anno. Le vediamo, tutti i giocatori della Rosa. E poi concludiamo, perché insomma sono le 10. Eccole qua. Allora... Partendo dai portieri, proprio sono scritte, abbiamo proprio preso... Allora, Lewandowski 7, Valentini e De Gidio non giocabili, Bellucci e Di Matteo nemmeno, Diakité 6,5, io le spiego perché le ho fatte io, Diakité 6,5 perché ad un grandissima prima parte di stagione poi un po' è andato incalando. Lasic 5,5, Piacentini 6,5 perché non era facile secondo me riproporsi a ottimi livelli dopo la vicenda che lo ha interessato. Soprano 6, non fosse altro che spesso e volentieri purtroppo ha avuto qualche problemino fisico. Tentardini gli ho messo 7 perché è stato una di quelle sicurezze, e siccome era l'unico di ruolo ad un certo punto ha dovuto stare attento a non saltare mai una partita, l'ha fatto nel finale e però non le ha... ha sempre dato quella continuità che poi in una stagione non servono solo i gol, serve anche il giocatore che ti assicura un rendimento costante. Trasciani 6,5, era arrivato probabilmente con qualche scetticismo e invece il ragazzo è molto interessante. Vitturini 6, aveva iniziato bene, forse si è un po' poi nella fase finale si è un po' perso. Arrigoni 7,5 perché ha disputato... Io domenica stavo vedendo Palermo-Teramo, una palla orizzontale sbagliata di Arrigoni, ho detto no, non è l'Arrigoni dell'anno scorso perché quest'anno non ha sbagliato una palla. K 5,5, Costa Ferreira 6,5, Di Francesco 6, ma più che altro perché ha giocato poco, anche se quando ha giocato lo ha fatto molto bene. Però voglio spiegare la differenza tra il 6 di Francesco e magari qualche altro 6,5
che vedete di Diakité. Chi gioca 30 partite è più probabile, più soggetto ad errori di chi ne gioca 5. Quindi ecco perché mezzo voto in più e mezzo voto in meno non è in relazione alle prestazioni. Ilari 6,5 perché ha fatto un inizio di campionato straordinario, poi però anche lui è andato in fase calando. Lombardi 6, anche qui stesso discorso che vale per Di Francesco. Grandissime qualità, ha giocato solo nella fase finale. Probabilmente avremmo voluto vederlo di più, però in mezzo c'era Arrigone e Santoro e capisco che non era facile sostituirli. Mungo 5 per quello che ha detto Andrea, il migliore della stagione, 8 perché Santoro è stato l'uomo ovunque in difesa, in recupero a centrocampo, in attacco, ha fatto gol, ha fatto di tutto questo ragazzo. Viero 5,5 perché non l'abbiamo visto, l'abbiamo visto poco. Anche Berlinguer abbiamo visto meno di quanto ci aspettavamo, però quando ha giocato, quando ha avuto la possibilità, lo ha fatto bene. Bombaggi 7,5. È vero che la stagione scorsa c'era rimasta negli occhi e questa magari ad uno sguardo disattento un po' di meno, però ha segnato 9 gol ed è il capocannoniere di una squadra che ha difficoltà a segnare. È stato lui in zona realizzativa a tirare, a portare avanti la baracca. Gerbi e Kjere Mateng 5 sono arrivati, ma di fatto Gerbi ha giocato meno, Kjere Mateng non ha dato grandi risposte. Minelli non giudicabile. Pinzauti 6,5 perché comunque è stato per tante partite l'unico giocatore ritenuto punta vera a cui si affidava tutto il peso dell'attacco. Ha fatto sportellate, ha segnato magari non tantissimo, però ha preso tante di quelle sportellate, spesso da difensori molto più esperti o molto più fisicamente più grandi di lui. Ecco, queste sono le pagelle, le mie pagelle. Io faccio un giro conclusivo perché veramente siamo in conclusione. Ragazzi, se siete d'accordo e se più o meno vi ritrovate con quello che... Io due voti cambio. Sì. Pinzauti, insufficienza piena, non concordo col 6,5, per me Pinzauti è 5. E Costa Ferrera gli do un voto, un punto in più, 7,5, perché tra gol e assist è stato probabilmente il giocatore offensivamente più decisivo. Siamo ai livelli di Bombaggi. Quindi poi si è anche sacrificato, alcune partite le ha sbagliate, si è anche sacrificato, ha giocato diverse partite fuori ruolo. Quindi questi sono i due voti che io ritoccherei, sul resto sono concorde. Francesco. Beh, in linea di massima sì, qualche più di due giocatori con magari un mezzo voto in più hai dato, però capisco anche l'entusiasmo del giovane bravo Jacopo Forcella. Pinzauti sono d'accordo, ma voglio dire 5 più 5, 6 meno. A volte un professore che mi mise 6 meno con 3 volte, professore, se mi mettevi 5 mi facevi più contento e non mi distruggevi. Come si dice, Arrigoni, se io il 7,5 lo darei solo a, vabbè, Santoro anche 8, sì, forse a Bombaggi per i gol fatti. Indubbiamente Costa Ferrera a me non piace, non entusiasma mai, però poi quando vai a tirare le somme, come ha detto Andrea, nella stagione i gol fatti e gli assist contano e contano molto. Quindi Costa Ferrera 7, Arrigoni 7, mi piace tantissimo, ma credo che 7,5 sia un po' troppo. Ma vedi, per tornare ai discorsi prima e concludo, un giocatore come Arrigoni in un centrocampo strutturato diversamente, in un modo diverso di giocare, può rendere ancora di più, così come secondo me Costa Ferrera in mezzo al campo può rendere molto, ma molto di più. È un mio pensiero che può essere condiviso oppure no. Aia? In linea generale sono d'accordo, prendo spunto dal voto di Santoro, 8, su cui sono assolutamente d'accordo anche su questo, per dire che Santoro, considerato che in estate non è un mistero, molto del mercato del Teramo girerà anche intorno alle plusvalenze che si proveranno a fare, se si faranno. Santoro credo che sia la vera plusvalenza del Teramo, che il Teramo possa fare, perché davvero si vede che un giocatore, anche ascoltando gli addetti ai lavori,
che può ambire a certe categorie per testa, per mentalità e anche per caratteristiche che ha fatto vedere in campo in questa annata. È più pronto di Diakité, ovviamente, anche se di Diakité si è parlato molto e molto di più di Santoro. Diakité era il primo anno di Lega Pro e comunque deve lavorare sempre, secondo diversi addetti lavori, su alcuni limiti che ha, più di Piacentini, che non è al primo anno di Lega Pro, quindi ormai non era più propriamente un under, ma comunque un giocatore consolidato, però secondo me non a livello del Santoro di quest'anno. E il campionato del Teramo, soprattutto nella parte finale, può mettere in oscuro certe prestazioni di Santoro, però il Teramo, se vuole fare plusvalenza con Santoro, dovrà essere bravo a pubblicizzarlo magari in Serie B, con società di Serie B, per cercare di fare effettivamente plusvalenza con Santoro, se questo è nelle intenzioni della società, perché comunque Santoro ha ancora un altro anno di contratto. Con gli altri giocatori secondo me si farà paradossalmente un po' più di difficoltà, perché l'unico che secondo me davvero ha una consistenza per adesso per fare il calciatore di categoria superiore è soltanto l'ex Palermo. Eh sì, vedremo come andrà quest'estate, sarà un'estate, noi ci auguriamo innanzitutto che possa essere migliore di quella dell'anno scorso, ma non per qualcosa, per questioni legate evidentemente al Covid. Ragazzi, è stato bello, io vi ringrazio davvero tanto. Ciao, un abbraccio. Grazie a voi, grazie a te. È stato veramente, veramente bello passare 30 puntate insieme a voi. Io chiaramente noi ci proietteremo con i telegiornali, ovviamente continueremo a darvi sempre aggiornamenti continui su quello che saranno le evoluzioni in casa Teramo in vista della prossima stagione, che vedremo anche in che girone, vedremo anche se ci sarà la riforma dei gironi, se ci sarà, se tornerà il derby con il Pescara. L'anno prossimo sarà la Lega Pro il nostro campionato di riferimento, ai noi, perché insomma abbiamo perso una squadra di Serie C. Ovviamente ci sarà di nuovo Pro Teramo, e questo è la cosa più bella, perché insomma potervi regalare il martedì un'ora dedicata a una delle due squadre adesso di Lega Pro è comunque un piacere. Ragazzi, io vi ringrazio ciao a tutti. Davvero tanto per essere stati in mia compagnia, io ringrazio Maurizio Daguin regia, Samuele Mucci, ecco qua un bel ciao disegnato al momento, ci vediamo tra qualche mese dopo l'estate con il Pro Teramo stagione 2021-2022. Buonanotte.